Tra i nostri giurati abbiamo Tony Rossano, che è un criminologo, esperto trattamento dati. Dov'è? Eccolo! Questa sera abbiamo, tra l'altro, e voteranno insieme, la mamma più bella d'Italia 2018, Denisa Horvatova. Che voterà assieme a Gianluca Mastelli, noto tronista di Uomini e Donne. Vieni Gianluca, che il pubblico femminile ti vuol vedere, eh? Eccolo Gianluca. Grazie Gianluca. Una passerella per Gianluca vicino a Denisa Horvatova. Allora, andiamo a presentare anche Gianluca Colepardo, ballerino e Lokito. Alberto Vaccari, bancario. Ennio Sala, imprenditore. Davide Cavani, imprenditore. Alessandro Fontanesi, impiegato ufficio brevetti e marchi, CCA Modena. Ivaldo Bernardini, che fa parte dello staff e ispettore ASRA di Bologna. Anna Maria Cambò, avvocato, patrocinante in Cassazione. Complimenti. Abbiamo l'onorevole Bagliani Luca. È vero? Vuoi annunciarti? Dopo lo faremo. Allora, pronti a votare da 1 a 5, voto per l'apportamento. Iniziamo subito col presentarvi la prima aspirante modella che arriva da Fano e ha 17 anni, anzi neanche 16 anni, Maria Francesca Guerrieri, un applauso. Eccola, Maria Francesca Guerrieri. Voto da 1 a 5 per i nostri giurati. Come sempre due passaggi giuria vogliono far sì che possiate vedere con attenzione, eccola qua. Questo è il secondo passaggio di Maria Francesca Guerrieri. Pensate, arriva da Fano, 1,72 m del segno zodiacale della Vergine. Bene, vogliamo fare un applauso a Maria Francesca Guerrieri, che conclude questo suo primo passaggio passerella. E andiamo a presentare la prossima, che arriva da Mirandola, 17 anni, e del segno del Capricorno, e si chiama Emma D'Ambra. Un applauso. Facciamole un applauso. Come vedete, le aspiranti modelle faranno come sempre tutti e due passaggi in giuria per dare la possibilità ai nostri giurati di poterle votare
voto per il portamento da 1 a 5. Questa sera veramente sarà difficile perché 16 aspiranti modelli in passerella. Ecco la chiusura, secondo passaggio, di Emma D'Ambra. Vogliamo fare un applauso? La terza protagonista della serata arriva da Mirandola, ha 15 anni e la più giovane tra le partecipanti questa sera. Si chiama Martina D'Ambra, un applauso! L'applauso ci vuole, però. Facciamoci sentire con l'applauso. Ed ecco la chiusura di Martina D'Ambra. Prepariamoci ad applaudire la numero 4 che arriva da Piacenza e del segno dei gemelli e si chiama Marco Marchionni. Un applauso. Applauso lo facciamo? Sì. Un altro passaggio. Ricordo in passerella c'è Marco Marchionni. E questa è la chiusura di Marco Marchionni, una delle più giovani concorrenti di questa serata al cuore matto. È del segno dei gemelli e si chiama Martina Zampi. Un applauso per Martina Zampi. Questo è il primo passaggio per Martina. E questo è il secondo.
abiti elegantissimi, veramente complimenti a tutte. Conclude la passerella Martina Zanfi, un applauso. Si appresta ad affrontare la passerella, la numero 6, che arriva da Parma e del segno dei gemelli, e si chiama Ambra Montalbano. Un applauso. Vogliamo farci sentire con un applauso? Si chiama Ambra Montalbano. Salutiamo Ambra, che andrà a cambiarsi come tutte le altre ragazze, terminata la prova, per il secondo passaggio in costume. Andiamo a presentarvi la numero 7, che arriva da Bologna e si chiama Marian Petraspini. Marian Petraspini, un applauso per lei. Facciamo un applauso a Marian Petraspini, concorrente numero 8, arriva da Scandiano, provincia di Reggio Emilia, e nel segno dell'acquario si chiama Gloria Ferrari, un applauso. Benissimo, quindi salutiamo la protagonista numero 8, Gloria Ferrari, e andiamo con la 9, che arriva da Bologna, del segno del Sagittario, Elena Tinti, un applauso. Ricordo ai signori della giuria, lei è la numero 8, si chiama Gloria Ferrari. Elena Tinti, Elena Tinti. Elena Tinti, concorrente numero 9. Prossima,
La numero 10 arriva da Reggio Emilia del segno della Vergine, si chiama Jessica Valentina Grossi. Applauso. Facciamo un applauso. Jessica Valentina Grossi. Bene. Eccola qua, la nostra Jessica Valentina, che sta per concludere la sua prova relativa al portamento. Facciamole un applauso. Bene, Jessica ha già completato questa. Possiamo rientrare, Jessica. Andiamo quindi a salutare Jessica ed accogliere la numero 11 che arriva da Bologna. E del segno dei gemelli si chiama Valentina Venturi. L'applauso di incoraggiamento, come sempre. Primo passaggio, ricordo sempre lei è Valentina Venturi. Bene, facciamole un applauso, grazie alla nostra Valentina Venturi. Salutiamo Valentina, chiamiamo la prossima che arriva da Parma, del segno del toro, ha 16 anni, si chiama Anna Secchi. Eccola, Anna Secchi. Questo è il primo passaggio, giuria. Allora, Anna Secchi del segno del toro. Bene, ultimo passaggio per Anna Secchi, eccolo. È tra le giovanissime della serata, Denise. Tutte ragazze giovanissime. Applauso per Anna Secchi. Andiamo a presentarvi la numero 13 che arriva da Parma del segno del cancro e si chiama Laura Van der Heyden. Un applauso. Anna. Laura, eccola qua. Vestita di rosso, Laura Van der Heyden. Laura, piano,
chiude la numero 13, Laura Van der Heijden. Applausi a tutte, chiaramente, e andiamo a presentarvi ormai la 14esima protagonista della serata, che arriva da Modena, del segno del Sagittario, e si chiama Caterina Rizzato. Eccola che arriva. Un applauso a Caterina Rizzato. Caterina Rizzato arriva da Modena, del segno del Sagittario, è alta 1,75 m. Secondo ed ultimo passaggio per quanto concerne Caterina Rizzato. Salutiamola con un applauso. Dobbiamo veramente correre velocemente. E andiamo con la numero 15, che arriva da Sassuolo, del segno dei gemelli, alto 1,76 m. Si chiama Giada Di Giulio. Eccola che arriva, un applauso. Facciamole un applauso. Quindi un applauso alla nostra Giada Di Giulio. Bene, chiamiamo l'ultima protagonista di queste 16 meravigliose aspiranti modelle di Miss Mondo Emilia. Chiude questa prima passerella per quanto concerne il portamento, voto da 1 a 5. Arriva da Bologna, del segno dei gemelli, alto 1,80 m. Si chiama Evelyn Ricci. Facciamo un applauso a Evelyn. Si chiama Evelyn Ricci. Sono solo un cantastore, ogni tanto faccio un party. Mi cerco nelle storie anche perché ho fotogrammi. E si fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Benissimo. Bene, un applauso a Evelyn, che andrà a cambiarsi immediatamente.